4 strategie ottimali per bruciare più calorie, avere maggiore intensità e risparmiare tempo. Ciao, io sono Peppe Pinto, sono un personal trainer. In questo video voglio darti 4 dritte, 4 strategie che io stesso ho utilizzato e faccio utilizzare sia per le persone che si allenano a casa, sia per le persone che si allenano in palestra. Sono 4 metodi, 4 strategie che ritengo molto validi quando le persone non hanno tempo di allenarsi o comunque hanno un tempo ristretto, ma vogliono chiaramente dare la stessa intensità ai loro allenamenti. Adesso te le vado a sviscerare tutto, l'ultima chiaramente è quella, è la mia favorita, ma appunto per questo l'ho messa per ultima. Quindi partiamo dalla prima. La prima strategia è il rest pause, classico. Che cos'è il rest pause? Io cerco di catalogare il rest pause come una strategia ad obiettivo, nel senso che tendenzialmente io spesso e volentieri a questo rest pause gli do un numero. Ok, da raggiungere un target, numero target. Tendenzialmente il mio numero target può andare da 15 a 20. Ok, quindi questa strategia prevede 15-20 reps. Che cosa succede? Allora, io imposto un carico che mi permetta di eseguire tra il 75 e l'80% del mio massimale, e una volta che ho raggiunto le ripetizioni, quando praticamente non ne ho più, ad esempio ne riesco a fare 9 nella prima ondata, recupero soltanto 10 secondi, riprendo lo stesso carico e riparto con le ripetizioni. Se ancora nella seconda volta non riesco a raggiungere l'obiettivo target, ossia 15 o 20 per esempio, riposo altri 10 secondi, riprendo il peso finché non ho raggiunto praticamente queste ripetizioni. E il tutto tendenzialmente lo faccio per 1/2 serie, quindi puoi capire che il volume di lavoro è molto elevato soltanto con 2 serie e chiaramente l'intensità è alle stelle, perché non abbiamo mai abbassato il carico, non abbiamo avuto bisogno di scalare il numero di ripetizioni. La seconda tecnica invece è simile, può sembrare simile al rest pause, ma in realtà non lo è, perché è il drop set. Drop set. Ok, il drop set invece, a differenza del rest pause, può avere sempre un target di ripetizioni, può avere sempre un target obiettivo, ma tendenzialmente il drop set tenderà a sporcare di più l'esercizio e ad abbassare la qualità e la quantità poi del volume stesso. Perché? Perché nel drop set io non utilizzerò più dopo i secondi di recupero lo stesso carico come succede per il rest pause, ma andrò a scalare il carico. Quindi ad esempio parto con un carico 20, arrivo al mio massimo, riposo 15-20 secondi, riparto con un carico inferiore, arrivo al mio massimo, riposo, riparto con un carico ancora inferiore. Quindi quello che differenzia le due strategie è che comunque qui c'è una riduzione del volume e chiaramente man mano che noi ci andremo a stancare anche l'esecuzione diventerà poco ottimale. Quindi io consiglio ad esempio il drop set soltanto negli esercizi di isolamento, non negli esercizi multiarticolari o comunque esercizi che hanno una possibilità di controllare il carico. Non farei mai ad esempio un drop set sullo squat per non rischiare la vita. Terza strategia invece è la cardio acceleration. Questa strategia in realtà l'ho studiata da degli americani. Cardio acceleration. Abbreviamo. Cardio acceleration praticamente non è altro che una sorta di cardio inserita però con degli esercizi, con i sovraccarichi. Questa tecnica che cosa prevede? Prevede un esercizio con i carichi, ad esempio distensioni con i manubri. Successivamente il recupero non sarà dato da un momento di stasi, un momento di fermo, ma sarà dato da un esercizio ad alto impatto. Tendenzialmente io metto squat jump, jumping jack, burpees, comunque esercizi ad alta intensità che rappresenteranno il recupero. Quindi una volta finito il jump, il squat jump ad esempio, tendenzialmente metto 30-40 secondi, subito devo ripartire con lo stesso esercizio, e anche qui, come nel caso del drop set, difficilmente riuscirò a tenere lo stesso carico, quindi dovrò abbassare durante i vari set. Quindi il consiglio è quello di non esagerare troppo col cardio acceleration, perché chiaramente ne risente sempre il volume del nostro allenamento. L'ultimo invece di cui ti voglio parlare è il jump set. Jump set. Come dice il termine, il jump set, si tratta proprio di un salto tra un esercizio e l'altro. Questa tecnica viene molto confusa con il superset.
ma in realtà è totalmente diversa. Perché? Perché il jump set prevede due esercizi consecutivi, sì, come il superset, ma distanti l'uno dall'altro, quindi distanti soprattutto dalla porzione del corpo. Quindi un jump set fatto come si deve prevede un esercizio per la parte alta, facciamo sempre le nostre distensioni, e poi magari lo squat, quindi esercizio per la parte bassa, oppure lo stacco, oppure gli affondi. Quindi un jump set fatto come si deve prevedere praticamente questo distanziamento tra i gruppi muscolari. Non è un jump set se si fanno bicipiti e tricipiti, non è un jump set se si fanno pettorali e pettorali, quindi di conseguenza questa strategia è molto valida, perché ci permette di essere tra virgolette freschi da un punto di vista dei muscoli, perché vado a trattare prima la parte alta e poi la parte bassa che non è stata intaccata nel primo esercizio. E soprattutto una cosa importante, ci permette di far salire e scendere il sangue, che è una componente fondamentale quando si vogliono bruciare più calorie e mandare tra virgolette il nostro corpo in crisi e sotto stress. Quindi maggiore creeremo questa situazione di deficit di ossigeno e maggiore sarà il nostro dispendio calorico. Queste erano quattro strategie per aumentare l'intensità e il volume ma risparmiare del tempo, quindi spero che ti siano utili, le potrai applicare praticamente dove e quando vuoi. Io ti saluto, ti aspetto nel prossimo video. Ah, e chiaramente commenta e condividi. Ciao!